Poseidone, potente dio dei mari, ha fatto del saggio Ittio l'immortale guardiano della conoscenza dell'oceano sin dalle origini. Sarete ospiti di Ittio nel tempio che egli ha costruito in qualche remoto luogo fra le acque e parteciperete ad un viaggio nell'affascinante mondo dell'oceano, proprio là dove sono nate le prime forme di vita vegetali ed animali. Un viaggio iniziatico attraverso 500 milioni di anni, dal Cambriano al Cretaceo. Mi chiamo Teti. Ittio mi ha incaricato di farvi da guida nella sua città. Potete consultare i volumi della biblioteca quanto vi pare. Qui è ancora viva la memoria dei grandi esploratori che hanno fatto progredire la conoscenza dell'oceano. Da questa parte siamo nel regno della genealogia e potrete scoprire da dove discendano le diverse specie. Cosa sarebbe un paleontologo senza un laboratorio per lo studio dei fossili? Preferite assistere alla sfilata delle specie oppure seguire i grandi passaggi dell'evoluzione? Punto di partenza per l'avventura del viaggio nel tempo. Il paleoscafo è pronto. Buongiorno. E se tornassimo all'origine delle origini? Tra tutti i pianeti del Sistema Solare nati circa 4 miliardi e mezzo di anni fa, la Terra è una privilegiata. Il suo volume e la sua distanza dal Sole, la stella madre, permettono l'esistenza di un'atmosfera che trattiene il vapore acqueo. Sotto un cielo irrespirabile, la traccia di un oceano ricopre il pianeta. La vita comincia a svilupparsi in acque prive d'ossigeno, accresciute in continuazione da quelle provenienti dalle meteore o dalle eruzioni vulcaniche. Appena i continenti emergono alla superficie e cominciano ad andare alla deriva, alghe blu e batteri modificano lentamente l'ambiente marino. Ci vorranno 4 miliardi di anni perché l'ossigeno che essi producono conferisca all'aria la sua trasparenza e all'oceano il suo colore. Un antico mare dell'attuale Australia ci ha lasciato le tracce dei primi animali a corpo molle, vermi, pennatule o meduse, morti 650 milioni di anni fa. In seguito arriveranno le lotte per la conquista dell'oceano. Le specie si moltiplicheranno, semplici o complesse, saranno all'origine di tutte le stirpi arrivate sino a noi.
Ecco tre tipi di animali sconosciuti e immaginari. Tocca a voi dar loro un nome. No. Hai vinto. Lo chiameremo Acanthus pictus. No. No. Hai vinto. Possiamo chiamarlo Echino Derma Sauro. Hai vinto. Possiamo chiamarlo Pteropodornis.